intendo soffermarmi su tre punti. Uno, ovviamente, attenzione con te, se c'è un impegno dell'amministrazione, ma un obbligo verso chiunque vincerà questa gara a mantenere un livello occupazionale così come sono attualmente. Cioè, non si può fare. Quindi, ovviamente, non si dice impegno, ma un obbligo. Punto uno. Punto due, dobbiamo di non trovarci nelle condizioni della precedente sottoscrizione della convenzione, dove il comune era forse obbligato attraverso i lavori straordinari a impegnare somme maggiori di quanto ricordava dall'atto di convenzione. E quindi facciamo particolare attenzione nella stesura del bando di gara, perché non deve essere unilaterale il guadagno, deve essere un vantaggio per il comune. E terzo punto, non so se è stato già determinato quale possa essere il canone annuale di questa struttura, ma vi prego di essere molto precisi e di adeguarsi a quelli che sono i costi delle altre strutture paritetiche, perché io ricordo che l'altra convenzione di Primato con la Delfina era uno scempio, era una associazione che pagava circa 18.000 euro e che... E quindi avevamo regalato una struttura comunale a un'associazione privata. Quindi io penso che questi due punti sono obbligo da parte di questa amministrazione per curare realmente gli interessi di questa città. E sono altre chiese di intervenire? Si chiede a questo consiglio
che io vorrei leggere, anche perché da questo si riesce anche a capire tutto l'escursus, perché la preoccupazione è che poi noi andiamo e siamo chiamati, va bene, a deliberare che qualcosa che può essere anche di non nostra conoscenza, perché molti di noi non fanno degli avvocati, non hanno la conoscenza dell'aspetto amministrativo, e che quindi io domani mattina, io consigliere comunale, vado a decidere qualcosa che tra 60 giorni, non so, mi vengo in aiuto di avvocati.
debba essere messo oggi in una condizione di dire: cari signori, se oggi volete rimanere, ci vediamo, si rivede un attimo la situazione e salvaguardando anche, perché io voglio essere chiaro per questo, che senza dubbio, ovviamente, quando si rinegozia un contratto ci deve essere un interesse reciproco, ma in questo caso abbiamo un interesse dell'ente e anche della cittadinanza, e anche dei soggetti che oggi rivendicano un po' di posto di lavoro che ha perso, questo sia ben chiaro, e questo poteva e deve essere motivo di contrattazione all'interno di questa società. Perché dico questo? Perché la mia preoccupazione, la nostra preoccupazione, oggi la dobbiamo portare su un aspetto molto chiaro, che mentre da un lato pensiamo di fare un adempimento normale, dall'altro lato, guardate signori, si apre con questa documentazione, si apre un contenzioso con questa associazione che forse è una delle poche cose che ci è rimasta, senza la ragione per il momento, è questa struttura, che comunque funziona, che comunque non ci sono lamentele se non quelle dei dipendenti, che ripeto, e deve essere oggetto determinante all'interno di questa contrattazione con questa associazione o questa società. Quindi, fermo restando questo, noi possiamo trovare che ci troveremo davanti a un rischio reale che quella struttura può rimanere chiusa, perché mentre si apre il contenzioso, che si apre, questo è il contenzioso, dall'altro l'assessore stasera viene qua, dice: noi dobbiamo deliberare, dobbiamo approvare una delibera per quanto riguarda un bar, e ma dall'altro lato non ci dice: guardate, però c'è un contenzioso con questa società, è stato aperto 3 giorni fa. Prima di consigliere, poi di cittadino, di non avere...